Siamo oggi qui al Museo della Mille Miglia in compagnia della dottoressa Maria Bussolati che ci ospita per questa bella, devo dire proprio bella mostra, inossidabile eleganza, che racconta un po' tutto un percorso quasi scolastico sul restauro. Io la ringrazio per questa ospitalità meravigliosa e per tutto quello che sta facendo il Museo della Mille Miglia per diffondere la cultura dell'automobilismo, chiaramente, ma anche della conservazione, dei restauri conservativi, che sono i temi che a me stanno a cuore. Per me è un onore iniziare una serie di incontri dedicati ai veri collezionisti, senza nulla togliere, ai collezionisti che hanno nel cuore la verità delle auto, la bontà dei restauri, tutto quello che è la vera passione per l'automobilismo storico. E non poteva esserci testimone migliore di Corrado Lopresto, che ci ha prestato una magnifica mostra e ci farà da cicerone all'interno di quello che è come restaurare le auto conservando la loro identità e la loro passione. Grazie Maria e buona mostra a tutti. Inossidabile eleganza è il titolo di questa mostra che finisce fra qualche giorno, ma oggi siamo qui per un convegno per parlare, spiegare, cercare di coinvolgere più persone possibile su questo tema della conservazione, dei restauri conservativi. La mostra, che è partita prima dell'estate ed ha avuto un ottimo successo qui al Museo della Mille Miglia a Brescia, è composta da 4 vetture la cui distinzione ci porta a capire un po' com'è il percorso del restauro. Oltre alle vetture abbiamo anche sviluppato un tema insieme alla fotografa che ormai ci segue da qualche anno, Romana Zambon, questo tema del dettaglio, del particolare. Quando è venuta anni fa a visitare il garage, ha visto delle macchine e dice: quella che mi piace di più è proprio questa, ancora da fare, ancora da restaurare. Guarda, hai proprio azzeccato, perché anch'io questa macchina la vorrei lasciare così, proprio perché sento che ha la sua anima, la sua identità già così com'è, non c'è bisogno che diventi sbrilluccicante. Quindi ha fatto degli scatti bellissimi e dopo aver esposto le auto al museo dell'automobile di Torino, ci siamo trasferiti qui a Brescia. Quindi grazie anche a Romana Zambon. Le vetture sono 4 vetture che appunto spiegano il percorso di un restauro. Come generalmente troviamo una macchina, ed è questa Fiat 1500 6 cilindri carrozzata da Viotti, che era dell'ex conte di Tocco a Firenze, ed è ancora nelle condizioni del ritrovamento. Poi abbiamo la Augusta, una Lancia Augusta carrozzata da Stabilimenti Farina, che è conservata. È una macchina che è stata di proprietà della Contessa Centenari, è stata disegnata apposta per lei, un regalo del marito. Il conte Revelli de Beaumont ha disegnato per lei questo straordinario coupé, 2 posti con dei posticini dietro per i bambini, bellissima, conservata con 10-11.000 km, è veramente immacolata, un gioiellino, e contiene all'interno tutti i brevetti del conte Revelli de Beaumont, e lui ha inventato i deflettori, ha inventato i paraurti d'epoca, le chiusure centralizzate, tantissimi brevetti. E quindi qui la vediamo esposta come esempio di conservazione. Poi abbiamo la Giulietta, che ha un restauro parziale, nel senso che la parte sinistra, guardando la vettura, ancora conserva la condizione di come io l'ho trovata quando ho aperto il garage in America a Filadelfia, e ho voluto dimostrare con la parte restaurata che un restauro conservativo fatto come si usa fare per i quadri dipinti d'epoca può essere sufficiente a mantenere
godibilità di un oggetto così bello, così importante, senza andare a stravolgere, a rifare tutto, quindi che non passi sempre il messaggio che basta che ci sia un graffio, che bisogna riverniciare, bisogna rifare tutto nuovo. Quindi quello è un esempio eclatante di un restauro conservativo, tanto che a Villa d'Este nel 2016 ha vinto il premio della FIVA con il patrocinio dell'UNESCO per questo tipo di restauro conservativo. E poi in fondo abbiamo un restauro completo, perché macchina che viene dall'America, un Alfa Romeo Montreal, il prototipo, la preserie della Montreal, è stato fatto un restauro totale, perché appunto aveva perso ormai gli interni, aveva perso il suo colore, eccetera. Quindi è stata ripristinata come era in origine, grazie anche all'aiuto del registro delle Montreal, con Federico De Franceschi che mi ha aiutato tantissimo. E questa beneficia anche dei trattamenti della Labo Cosmetica, perché io mi avvalgo dei prodotti appunto di questa azienda ormai leader in Europa. Tutte le auto che preparo per un concorso d'eleganza, eccetera, vengono preparate da Labo Cosmetica, che mi garantisce la qualità del lavoro, mi segue, diciamo, le mie aspettative, le mie direttrici, e non sono prodotti invasivi, non sono prodotti che cancellano troppo di quello che è l'identità della vettura, quindi che dà la giusta preparazione senza esagerare, ma mantenendo il giusto livello di gradazione, diciamo così. Con oggi, diciamo, chiudiamo questa serie di mostre della inossidabile eleganza, e speriamo di vederci presto su un altro palcoscenico così importante e così prestigioso. Labo Cosmetica.